Sai Baba, la mia esperienza. Nel lontano 1984 due miei amici, marito e moglie, che stavano cercando una via spirituale, andarono in India a trovare Sai Baba. Non riuscirono a parlargli, nonostante per giorni fossero sempre presenti nella piazza insieme ad una moltitudine di seguaci. Tornati a casa, un po' delusi, mi regalarono il libro che parlava della vita di Sai Baba, che lessi tutto d'un fiato. Conoscevo le tecniche di sdoppiamento e decisi di provare un esperimento nuovo di zecca. Una volta arrivato ad un certo punto del rilassamento, ho iniziato a chiamare Sai Baba, pregandolo di farmi sapere in qualche modo se la via che stavo seguendo fosse quella giusta. Mi addormentai e la notte Sai Baba mi apparse in sogno. Mi trovavo all'interno di una grande chiesa, ero seduto vicino al corridoio centrale e Sai Baba scendeva i gradini dell'altare, venendo verso di me. Mentre si avvicinava, sorrideva a tutti, girando lo sguardo ora a destra e ora a sinistra. Camminava molto lentamente, quasi per avere il tempo di guardare tutti negli occhi. Io aspettavo di incrociare il suo sguardo in modo da percepire il suo messaggio, ma non mi guardava. Ormai era quasi alla mia altezza e non mi guardava. Incominciai a provare un po' di delusione e incominciai anche ad accettare la mia pochezza e la mia presunzione. Ormai era di fianco a me, senza avermi degnato di uno sguardo, e mi misi il cuore in pace, quando sentii la sua mano sulla mia spalla, si fermò e senza guardarmi mi disse: «Albertino, non è ancora il momento». Ho dovuto aspettare 17 anni per capire che cosa voleva dirmi. Infatti, la sera dell'11 settembre 2001, prima di addormentarmi, mangiai un po' di vibhuti e pensai a Sai Baba. E quella sera iniziarono i viaggi astrali, sempre accompagnato dal mio spirito guida.